ci deve essere qualcosa di regolare, perché anche l'anno scorso, a un certo momento, è arrivato il momento della craft insalvabile, di quella cosa che non è più neanche un fail divertente, è una roba. L'anno scorso è stata la mano di Scotch, quest'anno Vets. Aspetta, una premessa, perché io erano mesi che accumulavo qua e là, sia come bookmarks su Chrome o su Pinterest con un board o anche su Instagram, idee per le cose da fare durante questo mese, naturalmente. E mesi e mesi e mesi or sono, avevo trovato su Instagram, sai, quei video quelli che vanno velocissimi, no? Per cui in 15 secondi c'è tutta la faccenda, per fare una Red Velvet, però fatta a funnel cake, per cui la squizzi fuori da una tipo sacca da pasticcere e lo friggi. Insomma, secondo me quella sembrava una torta a forma di cervello e ho pensato che fosse una buona idea tentare di farla. Il risultato era talmente ripugnante che ti giuro, era triggering anche per me. Sembravano budella, sembrava Dexter, però particolarmente goffo. È stata wow! Quindi quello è stato il momento in cui mi sono detta Fede no. Cioè questa obiettivamente no. Ma per fortuna ho sempre un piano B. E ti confesso che secondo me il piano B è venuto molto meglio di quanto sarebbe mai venuto il piano A. Ti bastano due magliette qualsiasi, una grigia o comunque chiara e una azzurra, circa 20 minuti, mezz'ora di tempo e secondo me il risultato non è male. Per la prima maglietta ne ho presa una azzurrognola e un pezzo di feltro bianco. Ho disegnato la sagoma degli occhi con una matita e poi come al solito l'ho piegato in due e ritagliato. In realtà questa faccenda di azzeccare la sagoma degli occhi, vedrai nel video, è faccenda lunga, nel senso che ci ho provato varie volte, li ho corretti varie volte, perché naturalmente col fatto che è una maglietta fatta di così pochi dettagli, bisogna che siano fatti al meglio possibile, insomma. Ecco, qua per esempio tolgo la punta, mi sembrava che fossero un po' troppo a cat eye quegli occhi lì. Poi su un pezzo di stoffa rossa disegno e in seguito naturalmente ritaglio una boccuccia. Non è perfettamente regolare, ma l'ho fatta così proprio perché avevo un'immagine sott'occhio. Poi ho preso due bottoncini neri, li ho posizionati dove volevo che fossero le pupille e poi li ho cuciti in posizione. Ulteriore correzione alla forma degli occhi. Ho preso questo coso che è quello che serve per fare gli orli se non sei capace come me o se c'è della pigrizia. Ho sagomato un pochino di questo fai orlo magico e l'ho usato per fissare tutte e tre le sagome, entrambi gli occhi e la bocca. In realtà questo serve soltanto a tenerli fissi, puoi anche usare degli spilli, ecco, o imbastirlo se vuoi. Stiro tutte e tre le sagome in modo che l'orlo magico si sciolga e li appiccichi. Poi prendo per gli occhi del filo azzurro e comincio a fare un punto passante, credo che si chiami, lungo tutto il bordo degli occhi. Il bello di fare cose di Nightmare Before Christmas è che i punti non devono essere regolari e per me che non so cucire, questa è una gran cosa. Fisso così entrambi gli occhi, poi prendo del filo fucsia e faccio la stessa cosa con la bocca. A questo punto prendo sott'occhio un'immagine in cui si vedano bene i dettagli del viso di Sally e un pennarello da stoffa e le disegno le ciglia, che in pratica sono 4 V su ciascun occhio. La bocca con tutti i suoi bei punti. E la cicatrice sull'occhio destro, sul suo occhio destro, se no l'occhio sulla nostra sinistra, vabbè. E infine mi sono resa conto che avevo anche un pennarello da stoffa blu, così ho potuto farle l'ombra del naso e un po' di ombra sugli occhi. Ho stirato il tutto per assicurarmi che il pennarello stia dove deve stare e voilà! Ma con poco materiale e relativamente poco tempo, ce ne sono due di magliette da fare così. E per l'altra te ne basta una grigia e un po' di stoffa nera. Sulla stoffa nera ho disegnato due ovali il più simili possibili agli occhi di Jack, naturalmente li ho ritagliati
e li ho posizionati. Ho usato lo stesso stratagemma di prima dell'orlo magico per tenerli in posizione, fissandoli prima con il ferro e poi con qualche punto. In realtà qua non ho fatto tutto il giro, perché tanto col filo nero si sarebbe visto poco e niente. Poi sempre dalla stoffa nera ho tagliato una sottilissima striscia a forma di sorriso, dietro la quale come al solito ho attaccato un po' di orlo magico che poi ho fissato col ferro. Con il pennarello da stoffa ho disegnato il naso di Jack e poi con ago e filo ho fissato saldamente, in particolare le estremità del sorriso, perché lì la stoffa è talmente fine che insomma bisognava fosse fissa in modo che non sfarfallasse in giro. Poi non avevo effettivamente un filo abbastanza spesso, quindi ho usato il normale filo da cucito, passato 4 volte nell'ago perché avesse più spessore, e con questo ho fatto dei punti molto grandi e molto irregolari per decorare il sorriso. Questa vez veramente ci ho messo 10 minuti e ti dirò che secondo me non è male. Ancora una volta ho fissato il pennarello per assicurarmi che il naso non sbavasse ed eccole qua. Sì, ero molto soddisfatta e sono tuttora molto soddisfatta, ti dirò. In particolare questa di Sally, secondo me è venuta piuttosto bene. Spesa praticamente zero, ti ripeto, pochissimo tempo per farla e vedendo anche solo questi pochi dettagli, ecco, non ci si può sbagliare su chi sia. Quella di Jack, l'unica, neanche obiezione, però le cose con la faccia di Jack si sono viste in lungo e in largo. Però comunque, ecco, se te la vuoi fare da sola è veramente molto facile. Spero che questa idea ti sia piaciuta. Se avrai voglia di farti anche tu le magliette Nightmare Before Christmas, sarei felicissima di vederle. Come al solito, tutti i link possibili per contattarmi sono nel box. E a questo punto io ti abbraccio e se ti va, ci vediamo domani. Ciao!